Andiamo a salutare la nuova ospite che è Cristina D'Avena. Ciao. Benvenuta. Grazie, grazie. Molto Cristina. Piacere di incontrarti e di vederti qua in studio. Sembri una ragazzina. Vabbè, sì. Nuovo look. Molto. Beh, sì, insomma, un po' più frizzante, molto, no? Sì, sì. Molto vicino insomma al pubblico, ecco, ma a forza di cantare canzoni per bambini si rimane bambini? Cioè, secondo me un po' sì, secondo me un po' sì, perché alla fine sei sempre a contatto con i bambini, certo, per quindi cui comunque devi recepisci anche e non è gusti. Male, sai, non è male rimanere un po' bambini, no, secondo immagino. Me si affronta la vita in maniera un po' diversa, un po' più positiva secondo me. Certo, però insomma tu sei una grande professionista e sei anziana dal punto di vista musicale, perché adesso è uscito il tuo ultimo Cristina D'Avena, Tenisce TV 18. Quindi proprio tu pensa che sono, è 18 anni che esce questo disco ed è una raccolta di sigle. Pazzesco. Ovviamente per bambini, e che è diventato maggiorenne quest'anno, è diventato ecco, maggiorenne. Che effetto ti fa avere dei fans che a questo guarda, punto sono è un'emozione sì. Grandissima, perché ovviamente tu ti trovi a contatto con la nuova generazione e quando fai gli spettacoli invece con la vecchia generazione che magari porta i bambini a vedere il tuo certo. spettacolo, ed è un confrontarsi continuamente ed è un'emozione appunto molto forte, quindi molto bella. Però molto, insomma molto riesci bella. Sempre ad avere questo linguaggio e questa immagine che poi comunque piace a... Soprattutto devi cercare di comunicare insomma quello che hai dentro, quindi sì. la tua semplicità, la tua sì. voglia soprattutto di vivere. Io cerco di farlo nel mio modo e quindi... Senti, ma non ti è mai venuta voglia di provare a cambiare in questi tanti anni, di fare qualcosa di terribilmente trasgressivo? Ma guarda, perché no? Nel senso che guarda, nella vita non sì. si può sapere nulla, no, quindi certo. voglio dire che magari potrebbe capitare. Mi piacerebbe magari interpretare qualche altro pezzo, cantare sì. musica, diciamo, tra virgolette, musica leggera, no? Sì, in sì, una... sì, un po' più. Però per il momento ancora non è arrivata stancata, l'occasione. E si vede. E comunque vede. Adesso mi dedico ancora ai miei ragazzi perché sono meravigliosi, quindi non Bene. Posso far diversamente. Allora, continuiamo a parlare col linguaggio dei bambini, ma proprio dei neonati, cioè dei vagidi, dell'ultima principessina reale che è nata ieri pomeriggio a Barcellona in Spagna, la ultima figlia dell'infanta Cristina, che aveva già tre maschietti e per fortuna adesso gli è arrivata la femmina Irene. Il servizio di Paola Bartoccelli. Sì. E torniamo in studio con Cristina D'Avena, che i bambini insomma li conosce bene. Abbastanza. Abbastanza, sono ancora un po' troppo piccolini, però come iniziano a guardare la tele conoscono sì, Cristina D'Avena. Appena riescono a vedere la TV, a vedere i colori, ok, allora Cristina impazziscono. D'Avena. Allora, specchio della verità, sei sincera, eh? Sì. Segno zodiacale? Cancro. Ascendente? Capricorno, quindi ho, diciamo... questi due segni che sono opposti, esatto. e devo dire che dentro li sento parecchio, e perché il cancro è un tratto predominante del tuo carattere? Ma io sono molto dolce, però per fortuna ho il capricorno che mi dà un po' di grinta, sì, perché sennò il cancro è sempre un po' con la testa tra le nuvole, quindi devo dire che insomma... Titolo di studi? Allora io ho fatto il liceo classico e poi ho iniziato l'università a Quale? Studiare medicina. Ah già, è vero, perché medicina. Papà è medico, sì. e praticamente sono quasi alla fine, dico la verità. Non l'hai abbandonata del tutto? Non ho abbandonato per il semplice motivo che in effetti a me piacerebbe terminare, no? Perché è una professione che comunque a me piace. Mm-hmm. E poi ovviamente ho iniziato a lavorare, mi sono quindi, insomma, un po' persa, certo. però insomma devo dire che se riesco voglio finire. Professione? Beh, io faccio allora l'artista, canto per i bambini e canto e mi diverto, e questa è la cosa più importante. Più importante di ogni lavoro. Però quando si fa un lavoro che poi sì. ti fa anche divertire, è la cosa Il più bella massimo. Del mondo. Primo palcoscenico? Ho iniziato tre anni. Il palcoscenico di casa? Sì, e ho cantato il valzer del Moscerino. All'Antoniano con sì. il fatidico Mago Zurlì e con Marielle Ventre, che io ricordo veramente con grande amore, ero veramente molto molto piccola. Prima sigla dei cartoni animati cantata? Allora io ho iniziato a cantare Bambino Pinocchio, tutti dicono i Puffi, ma in realtà la mia prima sigla è Bambino Pinocchio e fu veramente così una prova, nel senso che né io e né Mediaset insomma si aspettava un risultato che poi invece è stato incredibile. Altro che prova, da lì sì, non sì, hai da più lì smesso. È iniziato Quante tutto. Ne hai cantate?
quasi 600. Una, infatti devo dire che ultimamente con i fan ogni tanto si parla, no? E si dice ma quante ne abbiamo fatte? Ne abbiamo, perché in effetti tutti i fan lo seguono. Ma quante ne abbiamo cantate? Ah, dico, guarda, secondo te? Ma 600. Non potrà ricordarteli tutti, ma qual è il personaggio dei cartoni animati che ti piace di più, che ti piaceva di più? Allora, io amo tantissimo i Puffi, perché è stata comunque, diciamo, tra le mie prime sigle, sì, che ho cantato, no? Però Licia, Kiss Me Licia, perché poi Kiss Me Licia è nato come cartone animato e poi abbiamo fatto i telefilm, ce ne sono stati veramente una marea, tantissimi episodi, una bellissima storia d'amore, e tutti ricordano Mirko e Licia, i B.I. Infatti, e dico, ce n'è uno invece che ti è antipatico? Come personaggio? Ma guarda, io preferisco ricordare, diciamo, i personaggi. Sì. Antipatico no, perché poi alla fine io penso che ogni cartone animato magari può essere più o meno interessante, più o meno carino, ma antipatico forse no. Va bene. No. Vediamo le canzoni adulte, la tua canzone del cuore. Allora, io amo la canzone di Baglioni e tu, ma sai perché? Perché io da piccolina, da ragazzina, la cantavo sempre, e spesso e volentieri quando andavo in vacanza con alcuni amici che suonavano, facevano, insomma, cantavamo tante canzoni, e questa era la mia preferita. Pensa che è la prima canzone sulla quale io ho ballato un lento, quindi anch'io c'ho un ricordo. E si tu? Vede che ci abbiamo delle cose in comune. Sì, la canzone che canti sotto la doccia. Guarda, a me piace tantissimo Eros Ramazzotti, oppure Laura Pausini, quindi tra le ultime, insomma, anche la canzone di Laura Pausini, Vivimi senza paura. Bellissimo. Questa è una canzone bellissimo, che piace tantissimo. Hai mai partecipato al Festival di Sanremo? No. Ti sarebbe piaciuto? Mi sarebbe piaciuto, sì. Ti dico, guarda, le occasioni non sono poi mancate, nel senso che mi hanno chiesto se avessi voluto partecipare o meno. Non mi è capitata però un'occasione proprio particolare, cioè non mi è mai arrivato un pezzo davvero. E quindi, insomma, è una cosa. E allora che si fa fatica, hai capito? Succederà magari. Magari chissà. La tua massima aspirazione qual è? Allora, io aspiro sempre a fare di più, nel senso che io non mi fermo mai, no? Quindi mi piacerebbe imparare ancora il mio mestiere, e quindi, ecco, però ad esempio se dovessi parlare in termini professionali, mi piacerebbe interpretare un musical e arrivare magari bella, preparata, piano piano, perché comunque anche lì bisogna studiare, c'è sempre da imparare. Sicuro. Primo amore a che età, Cristina? Allora, devo dire che ero molto molto ragazzina, perché praticamente eravamo un gruppo di amici proprio nello stesso condominio, e c'era un ragazzino che faceva parte di questa compagnia che praticamente lui giocava, andava in moto, ecco, diciamo così, e faceva parte di questa compagnia, e a me piaceva da impazzire, ma proprio da impazzire. Ho cercato di corteggiarlo in tutti i modi, lui non mi ha mai considerato, e per me questo è stato un grande amore, anche se è stato anche un fallimento, perché purtroppo, ma l'ho amato, credimi, alla follia, ma alla follia, e non posso non dimenticarlo, perché dopo tanti anni, ovviamente, ci siamo rincontrati, e lui mi ha detto mannaggia, magari sarà mangiata le mani. No, per me è stato veramente un grande amore. E in questo momento sei innamorata? Sono molto molto innamorata, spero che duri. Fidanzata da tanto tempo? Fidanzata, sì, è un grande amore, quindi insomma. Quindi magari ci sarà anche un matrimonio? Ci sarà anche un matrimonio e un bimbo, perché guarda, perché devo dire la verità. Tu i bimbi, Cristina. Guarda, se non le faccio io, hai ragione. Senti, quando ti guardi allo specchio cosa vedi? Allora, vedo una Cristina molto molto adulta adesso, sono molto critica con me stessa, per cui voglio sempre migliorarmi, no? E niente, una Cristina che può ancora crescere però, e che può fare ancora tanto, e quindi insomma mi guarda e dice, crei, che ce la fai, raggiungi i tuoi obiettivi, no? Piano Qual piano. È la parte del tuo corpo che ti piace di più? Mi piace di più la parte superiore. Va bene. Perché dopo la parte sotto. Un po' sì, perché sai, tendo un pochino a. Che annaccio. E infatti vado in palestra, È giusto, vedi, io però sei una precisa. Ma insomma mica tanto. Come ti vedi tra 10 anni? Fra 10 anni? Fra 10 anni mi vedo più grande, spero con un bambino o due magari, ma diciamo uno, va. Uno, va. E niente, mi vedo. Ma io spero di continuare a cantare, perché a me piace tantissimo, e quindi
sicuramente continuare a interpretare le sigle, quindi entrare nel cuore dei non ragazzi. Ma 600 però sai, non almeno è mica detto, mica detto. E magari fare qualcosa di più, perché no? Grazie Cristina per essere stata qui con noi, in bocca grazie al lupo, buon lavoro, lupo. Ma anche buona vacanza per quest'estate. Grazie. Pubblicità per noi e tra pochi minuti ritorno in studio. Grazie Cristina Davena. Grazie.